Ma sei sicura che è normale? Che è tutto a posto? Sì, è deficiente, mi piacciono i deficienti, papà, va bene? Oh, non fa la stronzetta con me. Se uno mi collassa così davanti, come minimo sei Spinella o sei Spippetta qualche cosa. Non te pare? E poi che palle, papà? È solo un'insolazione. Non ho capito perché devi sempre fare lo lo stronzo. Dai su, scusa papà. Lo sai che non mi piace quando mi dici queste parole, no? Cazzo. Bene, non sei andato a bene uno dei ragazzi che ho avuto, uno! No, aspetta. Io mi ricordo Simone. Un ragazzo educato, tutto d'un pezzo. Fine. Era un signorino. Quando uno è fine, si vede dalle piccole azioni che fa. Che partita è qui al club. E adesso è un ufficiale di marina. Un vincente. Ma che c'entra Simone? Perché giri male Luca? È avuto un'insolazione. Però per me non è stata un'insolazione. Stavamo nel bel mezzo di uno scambio. Levati da lì. Cioè, quello lo usava. Dai su, non c'è problema. Sarà pure un bravo ragazzo. Io non lo conosco ancora. Facciamo una cosa. Portiamo alla festa del compleanno di Vincenzo, no? Luca, mi fa sempre fare figure di merda. Sempre figure di merda, Luca. Oh, non farmi fare figure di merda con mio padre, per favore, eh. Senti, guarda, Marotto, tratti sempre come un celebro leso. Ma pure te mi pari cretino, che quando c'è sta mio padre dormi, piangi, ridi. Senti, guarda, scendi, va. Di merda. Mi hai lasciato solo in mezzo alla campagna e sono stata violentata. Ma mo che so si sente colpa che c'hai? Ma che senza colpa? Ma che senti? Guarda che se ti sogni sempre di essere inseguito e perseguitato, significa che c'è sensi di colpa. Ma che sensi di colpa? Che bravo sei. E te quando arriviamo non incominciare a fare il timidino, un po' cagone, che ti ci prendi del tipo che bel posto, brava la cuoca. Che bella idea, un compleanno all'aperto. Che bel posto. Prisca, presenta Simone a zio e a zia. Mamma, comunque si chiama Luca, eh? Senti, mio cugino Vincenzo non è tanto normale. Prisca! Oh, ciao. Ah, Ciccio, come stai? Fina, Minello. Ti presento Simone, il ragazzo di Prisca. Piacere, Luca. A lui il ragazzetto di Prisca. Come stai? Piacere, Luca. Ciao, bene. Luca, andiamo a fare un concetto, eh? No, no, guardi, io non bevo, grazie, no. Praticamente non ho bizzi. Dai, bevi un po'. Bravo, bravo. E poi mi raccomando, con tutte queste malattie, state attenti alle siringhe, ai frosti, alle mignotte, capito? Mi raccomando. Oh! Mi spieghi che state a fare là? Che state facendo? Senti, Luca, tu che fai, lavori?
Diciamo che io... Ma veramente, veramente io vado all'università... Sì, ma insomma, famiglia gli porterai un po' di soldi. Beh, insomma, sì, in parte. Io suono in un gruppo la sera, nei locali. Sì, ma che farai? Tu sei pure abbastanza grande, ci hai pensato, sì? Sì, sì. Ora il mio sogno è quello di realizzarmi nella musica. Non so, con il mio gruppo. Non so fare un disco. Ma che c'è? Pure Vincenzo è un artista. Ma almeno sei far culo tutti i giorni in mezzo ai campi a zappà. Prisca, ma non era meglio l'altro? Spostate il tavolo! Spostate il tavolo! Spostate il tavolo! Basta così, va. Che vuoi? Perché mi guardi? Mi è fatto così. Ed è per questo che noi non stiamo più tanto bene insieme. Ma scusa, allora facciamo del sesso, no? Così, non ci pensiamo, tiriamo tutto avanti, no? Se vuoi lasciarmi, fallo, no? Dai, coglione deficiente! Io non voglio lasciarti. Ma per stare con te, devo rinunciare a troppo. Pure a mandare a fanculo i tuoi. Io ho rinunciato a Simone per te. A quest'ora potevamo essere al mare, correre sui prati, giocare col vento, correre sotto la pioggia, andare in campagna, andare al mare, rotolarmi nella sabbia, scolpare le stelle. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me.